amici cari, c'è un po' di pensiero in più in queste giornate, no? Perché le iniziamo tutti quanti sapendo di dover andare a lavorare, chi va a scuola, chi prepara una giornata invece di studio a casa in vista di sessioni universitarie da affrontare. Insieme a questi pensieri, che sono i pensieri della quotidianità, ci sono anche quelli di come organizzare, cosa fare, come programmare tutte le attività natalizie. Abbiamo parlato dello stress da preparativi qualche giorno fa con una delle nostre psicologhe, anzi psicoterapeute di riferimento, Graziella Mazza, che salutiamo. Non è uno scherzo, ecco, l'organizzazione di questi momenti, e lo stress è qualcosa di reale. Però dai, quando c'è un po' di musica, quando si sta insieme, quando magari si guarda anche a leggerezza a queste scadenze, chiamiamole così, la loro organizzazione e l'esecuzione poi degli atti diventa anche piacevole. È così e sarà così per tutti? Non lo so. Chissà invece come si organizzerà l'ospite di giornata, perché ogni giorno abbiamo un ospite qui a Radio CRT per iniziare il mattino. Sarà così anche per Eliana Iorfida, amica e scrittrice in collegamento con noi? Buongiorno Ugo, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Tu che rapporto hai con questo pensiero in più, no? Che ci fa iniziare la giornata, il pensiero in più delle feste, di doverle vivere, di doverne vivere gli aspetti certamente più belli, ma anche quelli meno lirici, più prosaici dell'organizzazione, cara Eliana. Guarda, io quest'anno ho felicemente deciso di abolire il Natale. No, non è giusto, hai preso la scorciatoia che tutti vorremmo prendere. Me ne tiro fuori allegramente, perché comunque mi godrò gli aspetti più felici e sereni, ma ho la fortuna probabilmente di potermi tirare fuori dagli aspetti, insomma, più pensierosi. Pensavo che l'abolizione del Natale comportasse un periodo di autoibernazione, invece no, non è proprio così, mi stavi spiegando. Cioè, comunque lo passerai, lo trascorrerai con gli affetti più cari, ma senza... Sì, diciamo che, ecco, non volevo essere troppo pesantona, ma intendevo dire che abolirò la parte un po' più commerciale, che non amo molto, perché non amo lo shopping, quindi quest'anno mi concedo questa leggerezza di sbarazzarmi di questa parte e concentrarmi quest'anno, che possiamo probabilmente un pochino di più dell'anno scorso, sugli amici, sui familiari, ecco. Facciamo finta che il Natale sia un bel frutto, però con una buccetta un po' spessa, e cominciamo a toglierla questa buccia e andare alla polpa. Oh, noi tra poco andiamo pure alla polpa della nostra conversazione odierna con l'ospite di giornata, Eliana Iorfida, ma abbiamo prima la nostra musica, che rimane uno degli ingredienti principali di questo breakfast mattutino che ogni giorno, da lunedì al venerdì, molti di voi consumano insieme al sottoscritto Ugo Floro, tra un bel pezzo e l'altro, appunto. Radio CRT, Floro, in quelli che hanno aperto gli occhiettini da poco, ben operativi, a quelli che sono già in viaggio al lavoro da qualche tempo, Ugo Floro con voi. Ricordo a quanti si fossero messi all'ascolto con noi soltanto da pochi minuti che l'ospite di giornata, tra una gran bella canzone e l'altra scelta dal nostro programmatore musicale Gibotti e Adriano Mollo, è Eliana Iorfida, amica, scrittrice, di cui si parla tanto, e un gran bene. Io non volevo neanche invitarti, perché ti invitano tutti, Eliana. Grazie Ugo. Sei diventata così nota, no, che quasi cozzi con lo spirito di Floro in tanti minuti, che cerca nel suo piccolo di visibilizzare quello che a me piace chiamare il talento con le pezze al culo. Tu invece sei una ormai troppo affermata. Però mantengo le pezze al culo, questo te lo posso confermare. No, mio malgrado. Questa è bellissima. Facciamo un applauso. Questa è stata una battuta stupenda. Io mi sono fatto le ossa, ma mantengo le pezze al culo. Che secondo me
È una cosa bella questa, perché quanti perdono le pezze al culo e poi van via di testa, Eliana? Questo è un fenomeno brutto, no? In tutti i campi dove ci si afferma. Guarda, io non mi sento per niente arrivata, mi sento sempre in viaggio e credo che viverla con questo spirito sia la cosa più bella, perché a livello così puramente letterario ti posso dire che ho fatto e sto facendo tuttora una bella gavetta, che è un'esperienza super positiva. E al tempo stesso, piano piano, insomma, raccogliere questi frutti, avere più che altro un affetto, che è poi quello che riscontro anche nei lettori stessi, quindi questo coinvolgimento, queste collaborazioni veramente mi riempiono di gioia, di orgoglio, perché le considero proprio il frutto di una passione, prima di tutto, di un lavoro. E quindi, insomma, benvengano. Eliana, tra le altre cose, è la mamma di tre splendide creature. Una si chiama Il figlio del mare, che è l'ultimo arrivato, poi c'è Antar? Sì. Antar. E poi sette paia di scarpe, che sono i suoi tre ultimi lavori più importanti, che potrebbero essere, anzi sono, delle idee regalo, perché se potessimo consigliare cosa regalare, noi diciamo tranquillamente i libri. Ecco, in questi casi i libri della nostra Eliana Iorfida. Il figlio del mare sta andando benissimo. Sì, Il figlio del mare ha avuto un percorso particolare, come penso un po' tutti i romanzi o comunque tutte le produzioni artistiche che sono uscite durante la pandemia, perché in realtà è uscito a maggio del 2020 per l'editore Pellegrini. Sì. Che ringrazio, insomma, perché è appunto il tutto made in Calabria questo romanzo. Sì, poi Pellegrini, a differenza degli altri due. Pellegrini è uno degli editori più bravi, insomma, no? Anche più conosciuti. E sì, è il più antico anche della nostra regione, penso. Quindi insomma è stata una bella cosa. Purtroppo il primo anno ci sono state poche occasioni, soprattutto di incontrare i lettori, però devo dire che questo romanzo ha viaggiato per conto suo, veramente sui suoi piedi, ha incontrato tutti e quest'anno c'è stata E oggi incontra la tribù di Floro in tanti minuti. La musica di Radio CRT in questo momento di risveglio, in onda ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 7 e le 8, che si chiama Floro in tanti minuti, con il vostro amico Ugo Floro. Oggi stiamo puntando la nostra attenzione, tra una bella pausa musicale e l'altra, anche corroborante perché il periodo e le temperature la richiedono, su Eliana Iorfida, gran brava scrittrice. Il suo Figlio del mare, edito da Pellegrini, sta andando davvero molto bene. Eliana, di che cosa parla? Parla di un viaggio, come spesso accade nei miei lavori, di un viaggio alla ricerca di una verità, della memoria. Questo è un po' anche un nostro topos letterario di noi del sud, dei vari sud del mondo. E quindi è la storia di un figlio del mare, si scoprirà perché figlio del mare è il nome particolare che porta, che riavvolge un po' questo nastro della memoria a distanza di 30 anni dalla Liguria, dove è andato a finire per vicende che poi il lettore scoprirà, compie questo lungo viaggio in macchina di ritorno verso la Calabria, richiamato da un segreto, un più che altro un dolore, un'inquietudine che sente dentro e che comprende di poter sciogliere solo tornando. Attorno a questo protagonista ruotano per la prima volta nella mia scrittura tutta una serie di coprotagonisti veri e propri, sì, che ho scelto perché mi piaceva dare una voce corale alla Calabria. I calabresi troveranno le Calabrie in questo romanzo, con tante sfaccettature, con i lati positivi e con le nostre brutture, perché è un romanzo, certo, alla ricerca della verità. Deve dire la verità. Eliana, come si fa ad interessare i non calabresi alla Calabria, che della Calabria si sono interessati soltanto in occasione di cose miserabili, di fatti di cronaca, e purtroppo continuano anche ad interessarsi di questo, perché
come si dice con un'espressione abusata, quasi violentata, la narrazione a senso unico da parte dei giornaloni più importanti, dei media anche più capillari. Guarda, i non calabresi, in realtà, almeno per la mia esperienza... Tu come lo provochi l'interesse verso le cose più belle della Calabria da parte dei non calabresi? Posso dirti che sono molto interessati invece alla Calabria, perlomeno io ho avuto questo riscontro perché il libro ha viaggiato tanto, fortunatamente anche fuori della nostra regione, anche con dei premi nazionali, e ti dirò, molti lettori, il riscontro che ho è stato proprio di un piacere di anche per loro in qualche modo di tornare alle origini, a questo sud che deve destare interesse perché è il primo collegamento che abbiamo col Mediterraneo, con una cultura che è alla base, all'origine di una cultura più ampia. Quindi forse puntare di nuovo un faro, una luce importante sulle questioni dei sud del mondo, che per me tra l'altro sono attualissime, sono al centro di un dibattito politico, culturale, antropologico. È vero. Quindi guardare tutti gli italiani in maniera diversa, piuttosto che a dei modelli che sono lontanissimi da noi e che vengono da altre regioni atlantiche dell'Europa, tornare a questo sud, al sud di casa nostra e al Mediterraneo, è sicuramente una chiave di interesse molto forte, e io l'ho riscontrato con piacere, perché in varie rose, insomma, di critiche, di lettori, di gruppi di lettura, questo romanzo ha proprio risvegliato una passione verso radici che tutti possono sentire. E l'entusiasmo proprio. E la passione, soprattutto con le quali ne parli, rendono davvero l'idea di questi valori, ma anche del significato delle belle parole che ci hai appena dette. Eliana Iorfì, della tradizione del nostro, del vostro Morning Show. Ho conosciuto Eliana per caso, perché come spesso capita, le interviste, le conversazioni mattutine che mi piace fare con i nostri amici sono figlie anche della curiosità che sanno generare i rispettivi profili social. Il profilo social è una cosa seria, poi molti la banalizzano, la estremizzano, la ridicolizzano, ma il profilo social è proprio una carta d'identità, e allora tanto più questo profilo riesce ad interessare, riesce ad incuriosire, quanto più, e non soltanto nella nostra realtà mediatica, radiofonica, ha la possibilità poi di diventare un contatto intanto conoscitivo, poi giornalistico, professionale, di diventare un'intervista. Ecco, Eliana, è nata così, no? Sì, è nata così. Devo dire, come tanti altri incontri felici, fortunatissimi, certo, che ho avuto sui social, perché giustamente, come tu sottolinei, abbiamo uno strumento di una potenza enorme in mano ormai, perché i social sono il principale veicolo e canale più o meno di informazione, ma di comunicazione certamente. Quindi riuscire anche a utilizzare questo strumento in maniera positiva, propositiva, per tirare fuori il meglio di noi e per avere contatti belli, perché no, insomma, è una cosa che va bene. Nel nostro caso è stato così, perché poi, come dicevi, si genera curiosità, ecco, curiosità anche per le reciproche attività, e poi noi ci siamo conosciuti, diciamo, di persona proprio in occasione di un tuo laboratorio, sì, molto bello sulla conversazione in pubblico, sì, che insomma sono sempre cose molto interessanti, per cui abbiamo avuto anche questo primo incontro in questa maniera. Eliana, il tuo figlio del mare, lo dicevamo prima, la tua ultima opera letteraria, che vi consiglio di acquistare e di candidare a regalo, perché sarà un regalo sicuramente molto gradito. Lo dicevamo, sta andando bene, ma c'è una domanda simil marzulliana che io non posso non fare, perché ci sono quelle domande che non puoi non fare. È una domanda simil marzulliana, insieme ad altre che cercheremo di tenere alla larga, qual è? Stai pensando già al tuo prossimo romanzo?
sto già lavorando, Ugo, ci sto già lavorando, perché la mia testa non si ferma mai e ho fisicamente proprio dei personaggi che mi bussano e mi chiedono di aprire la porta e non so come tenerli fuori, c'è un grande affollamento. Tu ti senti figlia di un genere o di qualche di più generi letterari o salti da una tonalità all'altra? Allora, io come lettrice sono veramente onnivora, perché sì, adoro la narrativa, il romanzo in tutte le sue forme, certo, anche la poesia e la saggistica, quindi veramente leggo di tutto. Come scrittrice mi sono cimentata, devo dire la verità, con forme diverse, però perché ho pubblicato anche una piccola raccolta di racconti brevi che si intitola La scatola dei ricordi. Nel Figlio del mare c'è una particolarità, perché i capitoli sono alternati da brevi liriche che sono proprio un'espressione poetica. Però ecco, il genere che io amo è quello del romanzo classico, e chiaramente questo si è capito, delle storie di Sud, da quelle dell'America Latina a quelle a me più congeniali, anche per il mio passato di orientalista, che riguardano tutto il Mediterraneo e soprattutto il Medio Oriente, per cui le mie stesse storie, per fortuna, purtroppo attingono a piene mani a questo Sud e agli autori che ce lo hanno proposto negli anni. Eliana, ancora insieme a Radio CRT nel mattino di Floro in tanti minuti con Ugo Floro, ogni giorno un ospite con tanta buona musica in mezzo o ai lati o comunque tra un momento di conversazione e l'altro. E c'è Eliana Iorfida, scrittrice, amica. Eliana è anche una orientalista e mi piacerebbe anche dire mediterraneista. Bene. Ecco. Come mai ti ha sempre appassionato l'Oriente, Eliana? Guarda, questa è una cosa veramente innata, perché io ho avuto questo richiamo d'Oriente sin da piccola, veramente da piccola, nelle letture, nell'amore per esempio per l'antico Egitto e tutte queste storie che mi richiamavano lì. Ho avuto poi la fortuna di poterlo coltivare come studi universitari, quindi poi mi sono laureata in archeologia orientale e ho lavorato fin quando è stato possibile in Medio Oriente, quindi sono stata in Egitto, sono stata in Palestina e poi per 3 stagioni anche in Siria, fino alle soglie poi della guerra civile. Ah, quindi fino a quasi il 2011 con la caduta. Esattamente, no? Esattamente. Infatti poi io sono rientrata. Con la caduta di alcuni regimi, tranne quello di Assad, no? Perché all'epoca Assad figlio aveva governato con pugno d'acciaio quella fase. La Siria poi non cadde, no? È inutile fare la cronistoria. Ma comunque diede vita ad una situazione di conflitto che, se vogliamo, è ancora in corso, perché non è per nulla pacificata quell'area, è soltanto in una sorta di tregua armata, potremmo dire. Sì, è un'area completamente distrutta e irriconoscibile rispetto alla mia esperienza lì negli anni prima. Perché poi ci sarebbe stato l'ISIS, l'Emirato Nero, insomma, per diversi anni è stata veramente stravolta, violentata quella terra nobile. E ne sono stati anche distrutti i simboli, le vestigia più belle, no? Del passato. Ricorderai sicuramente e ricorderete le bombe che hanno fatto esplodere quei monumenti straordinari. Vabbè. Eliana, quindi hai vissuto da quelle parti, insomma. Sì, ho vissuto da quelle parti e non a caso i primi 2 romanzi sono proprio ambientati in Siria e ispirati a questa mia esperienza, Sette paia di scarpe. E Antar parla proprio di un giovane, tra l'altro ispirati a 2 storie vere, e Antar parla proprio di un giovane disertore dell'esercito di Assad, per cui ecco, sono proprio pienamente orientalista e mediterraneista, il mio sguardo rimane puntato lì perché sono storie e luoghi che mi portano il cuore come esperienza personale prima ancora che culturale. E per quello, insomma, non posso fare a meno di ispirarmi a certe atmosfere anche quando scrivo. E noi non possiamo fare a meno di sperare, non lo dico per senso di spicciola retorica, che
un compromesso di pace, un compromesso civile tra queste due grandi realtà, l'Europa occidentale e il resto del Medio Oriente, si possa avere, perché ce n'è bisogno. L'Europa non deve pensare di poter esportare tout court alcuni suoi stili, diciamo, politici, di poterli imporre come se fossero le cose più importanti del mondo, più valide sul piano universale. E la stessa cosa però deve fare l'Oriente nei confronti dell'Europa. Fino a che continueremo a dire che il mio è meglio del tuo, beh, insomma, difficile che ci sarà una pacificazione. Eliana, il discorso sarebbe lungo, magari lo riprenderemo, perché con te davvero è un grande piacere conversare. Per adesso un grande abbraccio, gli auguri più belli per questa fase natalizia, e ci ritroveremo sicuramente nel 2022. Volentierissimo, io ricambio di cuore gli auguri a te, ti ringrazio per avermi ospitata, per questa bella chiacchierata, e saluto affettuosamente con tanti auguri di buone feste tutti gli ascoltatori. Un abbraccio grande. Ciao Eliana, ciao. Ciao Ugo, ciao.